bentornati sul mio canale. Oggi volevo registrare un video, proviamo insieme. Il tema, l'argomento del video è questo ombretto della Debora che comprai tanto tempo fa, siccome negli ultimi giorni appunto ho fatto una sorta di pulizia nella mia postazione e ho tirato fuori delle cose nuove che adesso volevo provare con voi. Allora, questo è il secondo prodotto che provo insieme a voi ed è il ombretto 3 in 1 con ombretto 3 in 1 lunga tenuta con primer. Questo qua è un ombretto praticamente che funge anche da primer, quindi volevo provarlo con voi. Allora adesso vado a provarlo, appunto li appoggio qua senza farli cadere. Allora, aprire l'ombretto, siccome è praticamente nuovo. Questa è la prima volta che lo uso. Appunto è questo verde qua. Così. Scusate, sono ancora un po' raffreddata. Vado a prenderlo col pastrello e vado a metterlo. Ha una texture molto morbida, devo dire. Aspettate. Ecco qua, adesso vado a metterlo, appunto, vado a applicarlo. Prendo ancora un po' e lo vado a riapplicare sopra, così si nota un pelino di più. Vedete? Lo so che non sembra, ma questo ombretto credo sia un ombretto da base, però uno lo può mettere anche da solo. Vado a metterlo sull'altro occhio. Scusate. Vado un po' a mettere meglio così. Però logicamente uno ci deve mettere sopra qualcosa. Aspettate che non vedo. No, può andare anche così. È molto leggero come ombretto, appunto, perché è proprio un ombretto primer e che quindi non è che poi si deve vedere molto. Cioè, potrei anche mettere solo questo, ma diciamo che questo qua va bene più per l'estate che per adesso, però anche se uno vuole darsi un po' più di colore, tipo fare un bel trucco verde, può usare questo qua come base e sopra poi metterci sopra gli altri ombretti. Secondo me questo qua è un buon ombretto perché appunto fa 3 in 1, perché se lo vuoi usare da solo lo puoi usare da solo, se lo vuoi usare insieme agli altri lo usi insieme agli altri ombretti. Però ecco, per farlo vedere da solo l'unica cosa che posso constatare adesso è che per usarlo adesso da solo
si devono fare tante passate, quindi è meglio usarlo insieme ad altri ombretti. Almeno così penso io. Come stesura è molto facile perché come ombretto non è duro come quello in crema, capisci? Non ha la texture dura, ha la texture morbida, ecco. E quindi è utilizzabile in due modi. Io preferisco metterlo sotto altri ombretti, sapete che a volte ci sono quegli ombretti che non colorano molto, però se uno li vuole usare può mettere anche sotto questo ombretto qui. Comunque, io è la prima volta che lo provo e devo dire che è un bel prodotto, sì, un bel prodotto, anche un bel colore. Perché ce n'erano vari, ho scelto questo perché a me piace il verde e utilizzabile sotto ai verdi o comunque sotto a altri colori tipo panna, così per farlo risaltare un po'. Comunque, questo qua è tutto quello che vi dovevo, cioè, questo è come la penso su questo ombretto, essendo la prima volta che l'ho provato, quindi non so dirvi di più. Comunque, lo utilizzerò sicuramente sotto altri ombretti. Per questo video proviamo insieme è tutto. Comunque, se vi è piaciuto mettete mi piace, se è la prima volta che vedete un mio video e volete vederne degli altri, iscrivetevi al canale o anche per rimanere aggiornati. Per questo video è tutto, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!